e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Cominciamo a fare gli auguri ad alcuni dei commercianti che si trovano qui al nuovo centro di Ano. Buongiorno. Che emozione oggi per questa apertura? È molto faticosa è stata questa apertura. Emozionatissimi. Speriamo che risponda poi alle nostre aspettative. Periodo natalizio, quindi si immagina che la gente accorrerà. Speriamo. Voi avete provveduto a farla accorrere? Bocca al lupo. Grazie, grazie. Bocca al lupo per questa nuova attività. Crepi, speriamo che vada come abbiamo previsto e siamo contenti che nel Vallo di Diano finalmente può esserci un centro commerciale che possa accogliere giovani e non. Voi siete emozionati oggi? Sì, emozionatissimi, l'esperienza è nuova e speriamo bene. Siete emozionati oggi? Qual è le sensazioni di oggi? Sì, leggermente emozionati, però saremo all'altezza. E siete contenti di questa apertura nel periodo natalizio? Sì, assolutamente sì, insomma speriamo che venga tanta gente, che compri soprattutto. Ovviamente non poteva mancare con Tropiano, Peccati di Gola, con un'anteprima in assoluto che ci vuoi dare, vero? Sì, guardi, sono veramente emozionato perché far parte di questa bella famiglia del centro commerciale di Ano è una cosa veramente bellissima, spettacolare ed era una cosa che ce lo meritavamo tutto il territorio e tutto il Vallo di Diano. Volevo fare un'anteprima che Peccati di Gola sarà sicuramente presente qui nel centro commerciale di Ano a breve con i prodotti che noi facciamo, dalla pasticceria alla caffetteria, alla panetteria, quindi tutto il nostro assortimento. Siete inarrestabili. Sì, veramente quest'anno, no, da quando abbiamo fatto la nuova sede, veramente ci siamo messi un pochettino in carreggiata per stare molto di più sul territorio. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Speriamo bene. Niente, oggi partiamo. Dopo tanti affanni per l'apertura di questo centro, però ce l'abbiamo fatta. Ecco, finalmente si sono aperte le porte. Sì, finalmente. Però noi abbiamo, cioè, speriamo in buoni propositi per questo centro commerciale. Quindi ci credete e credete nel Vallo di Diano, ovviamente. No, e abbiamo investito in quest'area, noi abbiamo già dei negozi a Potenza e nell'area industriale di Tito, in un altro centro commerciale. E quando ci hanno proposto l'apertura di questo centro, quindi se eravamo interessati ad aprire un negozio qui ad Atena, abbiamo subito accettato. Quindi ci crediamo e incrociamo le mani. In bocca al lupo. Crepi. Che emozioni ci sono in questa giornata? Una nuova apertura, che aspettative? Tantissime emozioni, tantissime aspettative e una grande occasione per crescere soprattutto in questo territorio. Veramente una nota positiva in questo periodo. Siamo nel periodo natalizio, quindi vi aspettate tanta gente qui. Assolutamente, è un periodo ideale, soprattutto per quanto riguarda l'affluenza. Tante offerte, tantissimi negozi, tantissime emozioni, veniteci a trovare. Quali sono le emozioni di oggi? Le emozioni sono emozioni fortissime, ci auguriamo sempre una crescita sempre più importante. Un bocca al lupo a tutti i colleghi. Ecco, l'unione fa la forza, siete in tanti qui al centro di Ano, quindi questo dovrebbe portare tanta gente qui. Sicuramente sì, ce l'auguriamo e il nostro obiettivo è quello, di portare tanta gente in questo centro. Per Natale aspettate ovviamente tante visite. Sicuramente sì, ci stiamo preparando, ci siamo già preparati al Natale, aspettiamo solo che la gente ci venga a trovare. Con Giampiero Biscotti, responsabile di questo punto vendita, grande emozione immagino oggi. Grandissima emozione, siamo tutti un po' emozionati, in primis loro che ci lavorano, noi. Io voglio fare un grazie soprattutto all'azienda, al marchio Conad che ormai da 20 anni è affiliata con mio padre.
E un altro grazie lo vorrei fare a tutte le persone che ci stanno aiutando, tutti i nuovi dipendenti. Abbiamo fatto una quarantina di assunzioni, quindi tutti giovani, quindi questo è importante. Speriamo soltanto adesso di incrementare. Ecco, l'unione fa la forza e quindi questo dovrebbe essere un punto particolarmente importante. Ne avete già tanti nel Vallo di Tianci. L'unione fa la forza anche dal punto di vista familiare, perché da questo punto di vista ci siamo io e mia sorella, un'altra parte c'è un altro familiare, un cugino, quindi anche la famiglia è importante nell'ambito imprenditoriale, appunto. Fortunatamente questo è il sesto supermercato che apriamo. L'ultima intervista anche fatta è stata 2 anni fa, quindi non ci aspettavamo che nel giro di 2 anni dopo avremmo aperto un altro punto vendita, quindi una nuova avventura, sì. Non poteva mancare il gioiello qui nel centro di Ano, in bocca al lupo per questa nuova attività. Grazie mille, crepi il lupo assolutamente. Ci tenevamo a essere presenti nel centro commerciale del Vallo di Diano e abbiamo fatto l'impossibile per essere qui oggi, assolutamente. Un negozio scintillante, quali sono le vostre aspettative? Beh, speriamo che il Natale possa andare bene a noi ma anche a tutti gli altri ovviamente, e poi proseguire ovviamente per tutto il resto dell'anno, noi siamo ottimisti. Piazza Italia nel Vallo di Diano, in bocca al lupo per questa nuova attività. Allora, Crepi il Lupo, come ho già detto qualche altra volta, è un progetto che ormai deriva da un vecchio pensiero, ormai 5-6 anni. Infatti corteggiavamo Piazza Italia dal lontano 2011, dopo tanto tempo siamo riusciti a portarlo qui. Grazie anche a questo ambizioso progetto portato avanti dai noti imprenditori locali, con questo bel centro commerciale, e finalmente ci siamo. In tempo per le vacanze natalizie. Beh sì, temevamo che non riuscivamo, però ci troviamo qui con le serrande aperte e quindi non possiamo fare altro che ospitare quanto più gente possibile. Emozione? Tantissima, veramente tanta, è una grossa soddisfazione essere presenti qui nel Vallo di Diano. Come ha appena detto Pio, è da tempo che sognavamo appunto di aprire questo punto vendita, beh, ce l'abbiamo fatta. Villa Bebè, al secondo piano del centro Diano, prima di tutto in bocca al lupo per questa nuova apertura. Grazie, in bocca al lupo a voi e anche per un complimento particolare a questi imprenditori che hanno investito in quest'area nel Vallo di Diano e ci hanno consentito di far questo bel progetto. E abbiamo portato questo nuovo format Villa Bebè, che accoglie il bambino ancora prima che deve nascere fino all'età praticamente di 7-8 anni, dall'abbigliamento, alle calzature, alla dietetica, pannolini, più il giocattolo che è il nostro core business. Insomma, di tutto di più, ci credete nel Vallo di Diano, in questo territorio? Assolutamente sì, anche il nostro territorio va valorizzato e siamo convinti che ci sarà sicuro successo. Noi siamo presenti, accompagniamo queste attività anche diciamo con la nostra umile azione quotidiana e capillare presso le singole persone, perché poi tutto sia finalizzato alla gioia autentica, e in questo noi siamo veramente a pregare e fiduciosi che si possa procedere per il bene e per il meglio. Grazie.